Ragazzi, sono Mocio, terzo giorno negli States e oggi purtroppo è arrivato il momento di salutare New York City. Prima di dirvi però dove sono diretto, vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video di questo tour meraviglioso degli States. Si lascia New York direzione Pennsylvania. L'obiettivo è arrivare alla città di Hershey, che è famosa appunto per la fabbrica di cioccolato. Che si può fare il tour, vedere come si fa il cioccolato, tutte quelle figate lì pazzesche. Ma per farlo ho deciso di passare per lo stato del New Jersey, che è famosissimo per i suoi diner. Sapete quei ristorantini super americani che si trovano sulla strada con i neon, le insegne, i tavolini e le poltrone di pelle? Ecco, ce ne sono più di 500 in tutto il New Jersey, che fa di questo stato lo stato dei diner. Per cui adesso si va a prendere la macchina, a fare una colazioncina, vicino c'è Babbis, e poi New Jersey, arrivo! Arrivati da Babbis, ragazzi, mi sto sognando i loro pancakes da quando sono andato. Ragazzi, Babbis, posto del cuore. L'hotel veramente è a 300 metri, non potevo non venire a far colazione. Leggerino, perché dopo si va in un bel diner dove ho intenzione di farvi vedere un po' di cosine. Un bel caffè, ragazzi, americano, rigorosamente con cream. E ho ordinato due cosette che non ho mai assaggiato, giusto per portarvi sempre qualcosa di buono. Un sandwich con il granchio e poi una delle loro specialità, la torta di mirtilli. Crab Cakes Benedict, ragazzi, quindi uova alla Benedict con tortino di granchio. Devastante, ma se venite da Babbis, prendete le patatine fritte che sono la fine del mondo. Ovviamente sono tagliate fresche, c'è la buccia, eccetera, eccetera, ma sono condite con del rosmarino, con delle erbe che mi fanno impazzire. Occhio al taglio. Oh, sì. Ci sono degli spinacini, tortino di granchio e uovo poché. Ragazzi, le eggs Benedict sono una di quelle cose devastanti. Salsa olandese, che è una sorta di maionese, con della paprika e delle spezie cajun, se penso siano sopra. E col granchio stanno da paura. Il tortino è morbidissimo ed è veramente tanto saporito. Forse una delle versioni di Eggs Benedict che preferisco. Ancora di più di quelle al salmone, che sono tra le mie preferite, ma questa, ragazzi, è pazzesca. Il sogno americano, secondo me, ha alcune immagini che lo rappresentano. E uno di questi sono le torte. E la torta di mirtilli è emblematica, perché quando la vedi nei film, sembra così bella, perfetta, e poi non è sempre così quando vai a ricercarla. Ma ragazzi, quella di Babbis sembra una torta di quelle uscite veramente dai libri di ricette americane. Perfetta. Cioè, guardate i mirtilli interi, quanti ce ne sono. La crosta croccante con questi, gioco, questa lavorazione. Mamma mia, che spettacolo, Questo è burro, ragazzi, crema al burro. È fighissima perché ci sono diverse consistenze. C'è la base, che non saprei come definirvela, a metà tra una trolla e una sfoglia, friabile ma allo stesso tempo stratificata, non pesante, abbastanza leggera. Poi ci sono i mirtilli freschi e una composta di mirtilli, quindi c'è sia la cremosità che una parte un po' più anche acida, se vogliamo, del mirtillo. Quindi dolcezza, acidità e poi vabbè, qui c'è la parte con la crema al burro che andrà ad aggiungere un sapore, anche una grassezza. È un po' come mangiare pane burro marmellata, questa parte. Divina, ragazzi, divina. Che colazione non buona, pazzesca è stata. Ora mezz'oretta a piedi, vado a ritirare la macchina, poi si parte per il New Jersey. Via, let's go, camminare, su. Quando vengo negli States, ovviamente, mi piace prendere delle macchine americane tendenzialmente. Per un omino del genere, secondo voi che macchina è adatta? Adesso ve la faccio vedere. L'avevo mai vista, raga. Cioè, non c'è una manopola, ci sono dei pulsanti dove mettere in drive la folle dietro il parking. Infatti non riuscivo a capire come funzionasse. Allora, tappa, raga, perché mi è venuto un languorino. Vorrei andare a vedere cosa c'è in questa area di sosta. Qui la figata che negli autogrill ci sono i fast food. Qui c'è Shake Shack e qualcos'altro. Andiamo a vedere. Auntie Annie's, zia Annie. Ah,
Kings Steakhouse Marinara Sauce. Mamma, scelta importante, ma devastante. Ma no, quanto è unico. Il peperoni pretzel. Guardalo che bello. Quindi un prezzelone con il peperoni. Il salame piccante. Che ora devo andare a pucciare nella marinara sauce. Strampo un pezzo di pretzel e pucciamo. L'idea è geniale. Peccato che il pretzel con un po' gommosino. A parte che è completamente coperto di burro, tipo. Fosse stato un po' più croccantino, sarebbe stato perfetto, perché ci sta di brutto con la salsa marinara. Sta buono. Da bere, ho fatto la scelta instagrammabile. Limonata blu. Non so che gusto abbia, però è bella. Blue raspberry, praticamente. Mega buona. Da 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 da. Belli. Questi sono i mini dog, giusto? Mini dogs, esatto. Sono dei prezzelini, anzi dei bustierini ricoperti dall'impasto tipo pretzel. Raga, sono... Ma vedete quanto sono unti ed è burro. Dovevo prendere una salsa, ma sono straboni. Contrariamente a quelli anche che mangiamo di solito, l'impasto è super dolce. Mi piace un botto questo contrasto di cose. Però sì, ci vuole una salsa. Vabbè, mi mangio ancora. Pausa finita, pipì, e si riparte per New Jersey. Ragazzi, siamo arrivati al Dockside Diner a Long Beach Township nel New Jersey, una cittadina tipica proprio di queste coste, con queste case in legno che sono quasi delle palafitte. In questo caso siamo su una striscia di terra praticamente avvolta da una parte e dall'altra dall'oceano. Spettacolare. Ma siamo in uno dei più di 500 diner del New Jersey. Si mangia anche pesce qua, ma andiamo subito a vedere com'è il posto. Già emozionato. Allora raga, vibes assolutamente pazzesche, proprio da diner vecchio stile, con appunto i divanetti in pelle, tavoli in legno, eccetera eccetera, misto a quell'atmosfera di mare, anche un po' di New England, posso dire, perché si mischia un po' questo stile con le barche, il tema marinaresco che ricorre anche ovviamente sul menu, che ovviamente riporta tutti i grandi classici dei diner, partendo da i favorite, quindi i loro piatti signature. Poi ci sono le insalate, gli hamburger e non possono mancare i piatti a base di uovo, omelette per le colazioni e pancakes e sandwiches. Allora ragazzi, ho ordinato un cheeseburger e dei pancakes alla banana, the nutty nana lo chiamano loro, perché secondo me sono proprio le due cose tipiche da diner. Sono quei posti che vi ispirano, non so, casa, no? Un po' tutti, il personale mega gentile. Dovete soltanto venire, rilassarvi e godervi, secondo me, il momento. Forse non sarà il miglior cheeseburger che mangerò, non saranno i migliori pancakes, eccetera, eccetera, ma la tranquillità, l'atmosfera di questi diner è davvero americana, davvero magica. Non fatevi ingannare dall'aspetto, magari che può sembrare un po' vecchio. È come se il tempo qui si fosse fermato, ma è qualcosa di magico. Allora ragazzi, è arrivato l'hamburgerone con le patatine, ovviamente, che vado a inondare di ketchup. Come vi ho detto prima, qui è tutto un po' old school, no? Per cui anche l'hamburger è un hamburger un po' old school. Devo dire che la carne è buona e anche una bella cottura, l'ho chiesto medium rare ed è leggermente infatti rosa. Il pane non è un gran pane, lo si sente, leggermente gommoso. È un hamburger onesto, raga. È un hamburger che secondo me vi dà della sicurezza. Non è un grande hamburger, ma è un hamburger che vi soddisfa sicuramente. L'hamburger sarà da circa 150-180 grammi. Super semplice, l'ho preso soltanto in versione cheese per non sbagliare. Tra l'altro con il cheddar grattugiato, pomodoro, insalata e poi ci ho aggiunto il ketchup. Però la carne veramente buona. Patatine fatte in casa, queste si sente la differenza, raga. Io nella consistenza, dentro sono morbidissime, fuori belle croccanti, hanno un po' di gusto di olio, probabilmente non lo cambiano così tante volte, ma se posso dà un po' di verità a tutto questo posto. Non è ovviamente un posto alla moda, non è un posto figo, è un posto onesto. Le patatine spaccano. Vediamo quello che forse è il vero piatto forte, ragazzi, della casa. Diner, come sapete, sono famosi anche per le colazioni. Pancake fatti in casa, bellissimi, bellissimi. Io ho scelto questi con banana e noci. Vi darei quasi quasi un'altra, sì. Questi sono bellissimi. Si sente dalla consistenza. Sono fatti con il buttermilk, profumo di vaniglia.
questi sono di livello, veramente. Si sente il sapore del buttermilk, che dà una leggera acidità, ma guardate come sono ben lievitati. Sono fluffy in una maniera pazzesca. Se posso, rispetto all'hamburger che era un po' più anonimo, questi sono straordinari. Totalmente un altro livello rispetto a tutti i pancakes più commerciali che si trovano anche da Hi-Ho. Sono buoni, ma questi si sente che sono fatti al momento, fatti in casa. Sono pazzeschi, ragazzi. Vabbè, poi banana e noci, per me è il gusto della vita. Mamma mia, ma quanto sono buoni. Siamo al Chicken or the Egg, che è il locale diventato famosissimo per appunto essere apparso in Man vs Food, famoso per la sua challenge delle 12 alette piccantissime. Ora entriamo e vediamo se riesco ad assaggiarne almeno una. Allora ragazzi, mi sono seduto e ho chiesto 6 alette con la salsa Ludicrous. Pensate che i camerieri me la sconsigliano, cioè vi dico no, prendela perché è troppo piccante. Ma io gli ho detto che devo farlo per voi. Ho preso anche un milkshake a fianco perché ho paura che sarà tosto. Ho mangiato mezza aletta e sto morendo. Questa roba è senza senso. No raga, vi giuro, è impossibile. È assolutamente la cosa più piccante che io abbia mangiato nella mia vita. Folle. Sono passati 10 minuti e sto iniziando a respirare normalmente. Vi giuro che non ho mai assaggiato qualcosa di così piccante. È folle. Mi si era bloccata totalmente la bocca, non riuscivo a parlare. Anche adesso più prendi aria, più piccante. Ho preso un altro milkshake per... non riesco a parlare. Sopravvissuto, raga. Pazzesco. Non ho mai provato qualcosa di così piccante. Vi giuro, un morso mi ha anestetizzato, mi ha bloccato. Non riuscivo a parlare, Non so veramente chi è riuscito a battere il record. Nel senso, a vincere la sfida a mangiarne 12. Io con un morso, vi giuro, stavo per svenire. Vabbè, si riprende il viaggio. Destinazione Hershey, Pennsylvania, per andare alla fabbrica di cioccolato più famosa del mondo. Forse dopo quella è Willy Wonka, dai. Allora ragazzi, arrivati a Hershey, Pennsylvania. Spettacolare. Un posto perduto nel nulla, natura, tutto curato, tutto bellissimo. E ho deciso di andare a cena in un posto che un po' rispecchiasse questi valori, che è Bob Evans, che è una catena di ristorazione che fa dei prodotti di qualità, freschi, della cucina casalinga, il suo pezzo forte. Bob Evans è una catena nata in Ohio. Il suo fondatore è partito con un ristorante, pensate, con 4 posti a sedere, ed ora è presente in più di 18 stati qui in America. Prodotti appunto freschi, derivano da fattorie, eccetera eccetera. Le uova sono sempre fresche. Il motto di Bob Evans è: we do it right or we don't do it. Quindi o lo facciamo bene o non lo facciamo. Bravo Bob, andiamo ad assaggiare un po' cosa hai da offrire. Ah, non vi ho detto, ma c'è un ospite che mi accompagnerà nella visita domani al Chocolate World di Hershey. Forse più tardi vi dirò chi è, o forse ve lo dico domani. Let's go. America's Farm Fresh. Menù bellissimo, anche il posto proprio ispira famiglia. Questo stile veramente country mi piace. I piatti sono un misto di tradizione americana con quel pizzico di, non dico healthy, ma proprio farm style, cioè proprio cucina così country. Ci sono dei piatti fantastici con le uova, pancette eccetera eccetera, che soprattutto sono adatti alle colazioni. Dopodiché ci sono i burger, i sandwich, le insalate, e ci sono anche dei piatti un po' più comfort food classic, li chiamano, che ho deciso che prenderò, come questo fantastico slow roast turkey and dressing, che è un tacchino, quindi arrostito lentamente con del gravy e mashed potato come contorno. E ho deciso che assaggio anche i honey butter chicken and biscuit, ovvero gli scones, i biscuit con del pollo fritto con dell'honey butter. Sembra veramente pazzesco. Mettono i puntini sulle i, ad esempio sul pollo dicono che Bob Evans work with US family farm to give you the best chicken possible. Quindi pollo proveniente da allevamenti, diciamo, gestiti da famiglie. Ecco, la mettono su questo aspetto. Sarà marketing o ci sarà del vero? Lo scopriremo tra poco.
Partirei dall'aspetto, diciamo che l'occhio vorrebbe un po' di più la sua parte, visto grandi proclami del signor Bob, così, però non giudichiamo a book by its cover. Bravo Bob sul purè, perché è vero, ci sono i pezzettini di patata, non è un purè brutto in fiocchi, forse la gravy un po' collegata, però è una gravy di pollo, quindi ci sta. Il purè, devo dire, non male. Bravo Bob. Passiamo qua ai biscuit con il pollo fritto, piatto tipico della tradizione soul. Allora, vediamo il pollo fritto, perché ha questa, diciamo, copertura di honey e butter anche qua. Buona la salsa honey butter. Il pollo in sé è leggermente sottino. Bella la panatura speziata. Anche il biscuit non sono male. Peccato per la cottura. Si vede che è un po' asciuttino. Usano petto. Avesse usato un sovraccoscia. Però in generale il sapore è buono. Non male. Quasi dimenticavo uno dei contorni che mi fa impazzire. Il mais. Totalmente coperto di burro. Mi fa proprio venire in mente le farm americane quando fanno questi pranzi, no? Con il mais come contorno. Bel piatto. Peccato per la cottura del pollo, Bob. Perché potevi fare un po' di più. Passiamo al tacchino arrostito, tagliato a fette, con il suo ripieno, diciamo. Ripieno di pane, con ovviamente la gravy, ci sono dei funghi. Penso ci siano delle castagne, perché si sente un po' di farinosità. Voglio capire questo tacchinello. Bello speziato, noce moscata nel ripieno bello. Qui parlano di uno slow roast turkey. Qui è un tacchino a fette, come si mangia in America, pieno di gravy. Allora, meglio a livello di succosità questo tacchino del pollo fritto. Non male. Forse ha un sapore un po' fake, non lo so, poco reale da tacchino. Sa più di affettato, ecco, quelle cose così. Carotina bella, vabbè, ma niente di che. Volevo assaggiare la compostina di mirtilli rossi. Buona. Meglio il ripieno del tacchino in sé, pure veramente bene, Bob. Chapeau. Chiuderei col comfort food per eccellenza, che è il mac and cheese. Allora, sembra un po' chimico, sembra quello da Kraft. Non so se è quello da Kraft, ma il sapore è molto simile. Peccato, perché in realtà da un posto del genere, dal mac and cheese, mi aspettavo un pochino di più a livello di qualità, perché questo non è tanto un prodotto che si confà alle caratteristiche di questa catena. Un po' industriale in questo caso come prodotto, poi che a me piaccia è un altro discorso, però stona un po' con il mood di tutta la cosa. Bob, tortina di mele finale. E poi facciamo le considerazioni. Bello l'aspetto della torta, tanto. Servita tiepidina. La consistenza rispetto a quella, ad esempio, di Babbis di questa mattina, qui è più da torta, più farinosa. Secondo me anche leggermente crudina, che da una parte è un bene, dall'altra forse un po' troppo crudina. Le mele belle servite con anche della marmellata e ovviamente cannella go-go, che danno quel tocco di America che a me fa sempre impazzire. Peccato veramente per la cottura della pasta, perché secondo me è leggermente indietro. Avrei gradito una pallina di gelato, però quelle, vabbè, sono miei vizi. Allora, Bob Evans, un po', devo dire, mi ha lasciato belle sensazioni dal punto di vista del menù, dalla scelta, dall'ambiente anche. Un posto molto familiare, adatto alle famiglie. Lo vedo molto di più per colazioni, devo dire, piuttosto che per cena. Lo vedo molto un posto per il brunch, uova e pancakes, insomma, stare in compagnia, in famiglia. Un po' mi ha lasciato deluso, diciamo, per le aspettative molto alte che crea grazie alla sua immagine molto ben curata. Alcune cose però che sono state dette, spese, non le ho poi riviste nei piatti, quindi questo un po' è un peccato, perché veramente hanno pompato talmente tanto che avevo delle aspettative molto alte. Questo cosa ci insegna? Che gli americani sono i capi del marketing, ma che al marketing deve essere sempre associato comunque un prodotto che rispecchi le aspettative che vai a creare, costruire, eccetera, eccetera. Nota, diciamo, che rincuora un pochino, è il conto, perché è $37 per due main, il mac and cheese, due bibite e un dolce. Quindi veramente poco, prezzi, diciamo, quasi da fast food, per dirla. Il che la dice lunga anche sul perché i piatti magari non fossero proprio il top. A questo punto io finisco la torta, vado a dormire, perché domani mi aspetta una gita all'Hershey Chocolate World di 5 ore, in cui vi svelerò tutti i segreti del cioccolato americano più famoso al mondo. Vi ringrazio per essere stati con me in questo video bellissimo. Ho fatto un viaggio che, grazie, mi è piaciuto tantissimo. Vi ho portato anche un po' di immagini, giusto per farvi capire che diversità c'è tra New York e pochi chilometri fuori, New Jersey. Abbiamo visto delle spiagge, poi siamo passati in mezzo dei boschi e siamo arrivati in dei campi col attivati delle fattorie spettacolari. Gli Stati Uniti sono soprattutto anche questo. From the East Coast to the West Coast, mucho, mucho gotta go.
Una panchina KitKat. Questa cosa è guardabile. Ah, eccoci. Dobbiamo liberare la fabbrica, ragazzi, da... Qua c'è intanto sta roba che puoi riempirti sta coppa. È sofficissima. Come miglior fazzoletto della vita. Design l'abbiamo creato noi. Make your own mac and cheese. Voglio far vedere quanto è grande rispetto alla tua faccia. Pazzesco, ragazzi. La ruota panoramica con i piattini con tutte le cosine.